E niente, quindi io lascerei già la parola a Marie-Pierre per questo laboratorio sull'intercomprensione delle lingue. Grazie a tutti. Mi sentite? Ok, buongiorno. Allora, grazie a Sante per avermi presentata e grazie a voi per essere venuti, grazie anche a voi che avete compilato il questionario sulla biografia linguistica che ho messo online sulla piattaforma e-learning Sapienza. Ne parlerò più in là, vi spiegherò a che cosa serve. Allora, perché sono qui oggi? Perché è sembrato che la lingua, essendo un elemento onnipresente in ogni attività umana e la comunicazione umana essendo fondamentale in ogni ambito della vita, a maggior ragione è importante nell'ambito della professione, della collaborazione e qui vorrei presentare un metodo innovativo per cercare di sviluppare delle competenze linguistiche, ma non solo linguistiche, che consentano di trovare dei modi migliori per riuscire a un'intesa più armoniosa che risponda alle necessità della società odierna. Allora, adesso dirò qualche parola sull'organizzazione della giornata. Allora, oggi vi intendo farvi vivere un laboratorio, cioè un momento di collaborazione nel quale vi farò conoscere l'intercomprensione delle lingue, praticandola. Ci saranno quindi quattro attività di gruppi consecutive e con degli intervalli, quindi attività di gruppo con relatore, relazione dei relatori al gruppo, dibattito e poi presenterò alcuni concetti per, diciamo, stimolare la progressione del lavoro. Quindi quattro attività di gruppo, dei feedback e dei momenti di discussione, di riflessione sui risultati e presentazione dei concetti chiave dell'intercomprensione. Nella presentazione finale proporrò delle risorse liberamente accessibile, sulle quali potrete trovare vari percorsi in base alle vostre esigenze formative e di curiosità. Quindi adesso vi distribuisco le dispense, forse chiedo la collaborazione, Quindi questo è uno. una per ognuno. Questo uno per Sì, ognuno. grazie. Beh, do tutto, magari. Grazie. Allora, come ho detto, ci saranno quattro attività. Attività 1, che faremo fra qualche minuto, la communication croisée. Attività 2, situation de communication. Attività 3, intercompréhension de l'écrit, titre et texte. Activité 4, intercompréhension de l'oral, trailer et synopsis.
Naturalmente l'orario si è leggermente spostato, ma non fa niente, noi ci adegueremo. Siamo sempre pronti a rispondere alle esigenze della realtà. Organizzazione dei gruppi. I gruppi saranno formati di minimo 3 persone. Quindi vi devo lasciare 5 minuti per costituire i gruppi di lavoro per poter svolgere l'attività numero 1. Un gruppo di lavoro è donc un rapporteur e dei collaboratori, quindi un relatore e 2 o 3 collaboratori. Pendant l'activité, le rapporteur observe et prend des notes. Il observe quoi? Che cosa osserva il relatore? Le divergenze, le risposte, i disaccordi magari nelle risposte, i pareri diversi, le discussioni che escono riguardo alle convergenze e divergenze di opinione, naturalmente giustificate, ognuno può avere una propria opinione. Poi le dinamiche di collaborazione fra i membri del gruppo, le domande, non si capisce bene, eccetera, i dubbi, e dopo l'attività i relatori di ogni gruppo saranno invitati a presentare velocemente i risultati. Così si potrà avviare una, diciamo, una piccola riflessione comune sulle principali osservazioni, idee che sono emerse dopo ogni attività. Naturalmente il relatore potrà essere diverso nel corso dell'attività. Quindi adesso vi chiedo di costituire i gruppi. Sì. Quindi possiamo darci 5 minuti per costituire i gruppi, nemmeno. Quindi potete trovare dei posti dove volete, spostare le sedie, raggrupparvi, anche senza troppo allontanarvi, perché se devo intervenire... Facciamo, diciamo, dei gruppi di 3 o 4 persone, sì, ci sarà 4 o 5 gruppi. Magari Lucia, sarebbe carino se voi foste all'interno di ogni gruppo, no? Perché... Alors, le groupe 1, voici le groupe 1. Hein? Donc, avete già scelto il relatore? Sì. Allora, come si chiama? Leonardo. Leonardo. Groupe 2, merci. Groupe 2, Maria Teresa. Quindi scrivo. Leonardo. Groupe 3. Donc, dans le groupe 3, qui désidera essere relatore? Massimo, ok.
Groupe 4, 3, alors 1, 2, 3, 4. Marinella. Groupe 5, Antonio. Vabbè, Antonio con un dubbio. Groupe 6. Groupe 6. Ok, perfetto. Allora, prima di iniziare faccio il punto della situazione. Alla pagina 3 avete l'attività numero 1 sulla communication croisée. Je vous demande d'observer le document sans le lire en détail et de répondre à la question. Che cos'è, secondo voi, la communication croisée? Cercate di rispondere a ogni domanda e il relatore si appunta le dinamiche, perché ognuno può rispondere individualmente, poi si parla per raggiungere una soluzione comune che sembri buona, no? Che sembri giusta. Vi do 20 minuti, nemmeno un quarto d'ora per questa attività. No, a tutta la scheda. La scheda dell'attività 1 spazia dalla pagina 3 alla pagina 3-5. Poi alla pagina 6 abbiamo la scheda per i relatori, no? Ho fatto una scaletta di tutte le domande, così il relatore può rispondere, osservare per ogni domanda in modo da avere un documento da riportare al gruppo di facile leggibilità, d'accordo? Quindi vi do 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti. L'importante è di collaborare in maniera equa. Ogni domanda la condividiamo o prima lavoriamo? Allora, io direi uno si appunta la risposta personale sulla scheda e poi se ne parla, e magari lì a questo punto si può discutere. Aggiungo anche che l'immagine numero 1 è stata trascritta alla pagina 5, per esteso. Forse non ci vede bene, non è molto... Sì, ok. Questa è meglio forse. Ok. Scrivi. Posso fare una domanda? Cioè, magari date delle risposte un po' individuali anche nella seconda parte delle domande, no? Rispondete velocemente, individuali, poi parlatene. Allora, io avrò bisogno quindi dell'intervento dei relatori in maniera abbastanza sintetica per dare degli spunti, e io prenderò appunti sulla lavagna, no? Con delle parole chiavi, eccetera, per poter vedere poi laddove c'è una, diciamo,
Una convergenza di tutti i gruppi, divergenze, che cosa possiamo approfondire parlando? Perché ho sentito parlare di cose molto interessanti. Vuole il microfono forse? No. Ok. Allora. Ah, grazie. Allora, abbiamo lavorato in un gruppo di 5 persone e alla prima domanda abbiamo risposto, la domanda era: osservate il documento senza leggerlo, che cosa secondo voi è la comunicazione croisée, incrociata? Quindi abbiamo detto che è un tipo di comunicazione in cui le persone utilizzano diversi linguaggi e lo fanno probabilmente anche a distanza, come in questo caso. E qui c'è uno scambio di opinione proveniente da più ambiti. Scambio di opinione proveniente da più ambiti. Alla seconda domanda, voi la sapete qual è perché avete davanti la lista, abbiamo risposto abbastanza comunemente che è un tentativo di intendersi usando lingue diverse. Alla terza domanda, è molto interessante questo tipo di comunicazione perché supera le barriere linguistiche e favorisce l'interculturalità. Alla quarta, punto 1, quali sono le condizioni materiali della conversazione, cioè il canale, abbiamo scritto social network e quindi internet e quindi Facebook, eccetera, eccetera. Al punto 2, a che titolo si esprimono i partecipanti, abbiamo ravvisato che i partecipanti si esprimono a titolo personale o anche a titolo di aderenti ad un'associazione. Punto 5, le riunioni in cui ci si incontra personalmente, cioè quali sono altri canali, altri modi di comunicare, quindi riunioni in cui ci si incontra personalmente oppure Skype, tramite Skype, oppure le videoconferenze, quindi Skype, comunicazione visiva tramite il PowerPoint, oppure tramite email. Allora, alla domanda numero 6 abbiamo risposto francese, spagnolo, portoghese e inglese. Tuttavia, qualcuno di noi, me compreso, non si era accorto dell'esistenza di una quarta lingua. E alla numero 7 abbiamo risposto... Questo non l'ho capito. La domanda era francese, spagnolo, portoghese e inglese. Sì. Qualcuno di noi ha detto, ma c'è anche una quarta lingua, c'è anche l'inglese. E io personalmente non mi ero accorto di questa lingua e quindi era diciamo una divergenza rispetto a questa... La 7... Cosa, diciamo, per ogni lingua indicate gli elementi che vi hanno aiutato a riconoscere le lingue che non avete studiato e quindi musicalità delle parole, desinenze e congiunzioni, accenti e nel caso appunto del partecipante alla chat di nazionalità portoghese, il fatto che aveva un doppio nome, un doppio cognome, chiedo scusa. Alla numero 8 la risposta anche qui è divergente. Alcuni di noi ritenevano fosse il progetto Cinco, mentre alcuni altri hanno detto il foro mediterraneo della fondazione Anna Lind. Sì, alla domanda numero 8 diceva da quale evento nasce questa conversazione, evidenziate quello che ve lo fa capire. Allora il progetto Cinco, alcuni di voi hanno detto il progetto Cinco che sta all'inizio, diciamo. Ah, la domanda era diversa? Ok.
Quello che ce lo fa capire è il fatto che, diciamo, Guerrero in coma, Juan in coma, ne parla in maniera molto diffusa e quindi specifica, diciamo, ha un modo di relazionarsi, diciamo, molto completo. Alla numero 9, chi citava la parola altrui? Mondi paralleli. Chi dava un'opinione? Davide Encomà dava un'opinione, Frank Gantalcalà dava un'opinione e Thelma Catarina Santos dava un'opinione. Chi raccontava dei fatti passati? Vuoi che vada un po' più piano così? No, va benissimo. Mondi paralleli raccontava appunto di fatti, di eventi passati. E chi argomentava era Juan Guerrero in coma. Ecco, alla 10 abbiamo scritto che l'evento si svolgeva a Marsiglia e quindi era diciamo evidente che i francesi potevano essere chiamati in causa. Basta. Ok, perfetto. E per quanto riguarda dimmi. E, diciamo, le discussioni, no? Ci sono state delle discussioni, dei disaccordi su alcune risposte, magari su che argomento avete innescato qualche discussione? Sì, abbiamo innescato la discussione sulla risposta numero 10. Alcuni non avevano inteso che si trattava di Marsiglia. Cioè era sfuggito il motivo per cui erano i francesi e quindi, diciamo, ci siamo chiariti immediatamente perché si trattava di una cosa che probabilmente era sfuggita. E poi abbiamo detto, con riferimento all'uso delle lingue, cioè alle lingue contenute nella conversazione, il fatto che era sfuggito a me personalmente l'esistenza della lingua inglese. Ok, perfetto. E basta, per il resto eravamo in assoluto accordo. Ok, allora adesso grazie. Prego. Grazie. Qualcuno vuole, cioè qualche altro relatore vuole magari. Sì, esatto. Quindi senza magari di fare tutto puntualizzando. Perché noi eravamo tutti in quarto minuto. Beh, possiamo seguire un ordine diverso, non c'è problema. Prego. Posso farlo da qui? Sì. Però magari si alzi così. Sì. Va bene, allora no, noi soltanto, vabbè, vengo qua, alcune differenze che abbiamo messo sono rispetto alla prima domanda, perché noi abbiamo sottolineato il fatto che la comunicazione è scritta e questo permette una più facile comprensione, perché spesso sappiamo appunto che c'è una differenza tra la pronuncia e poi quello che viene scritto, e il fatto che per noi la comunicazione incrociata presuppone che io possa parlare nella mia lingua sapendo che gli altri abbiano degli strumenti per capirla, e quindi in questo caso il fatto che sia espresso su un social network dà per scontato che ognuno di voi sta su internet che può prendere l'opinione degli altri e usare degli strumenti per la traduzione, quindi io non mi pongo il problema che gli altri poi mi capiscano, e, cioè me lo pongo ma so che c'è una soluzione. E, che altro avevamo? Ah, è che avviene in momenti asincroni, cioè io metto una mia opinione ora e può essere commentata in altri momenti, anche poi, ma questo l'avete già detto, che poi che è delocalizzato. Che vuol dire momenti asincroni? Cioè che non avviene una conversazione immediata, cioè io ti faccio una domanda e mi rispondi, mi stai ascoltando, ma lo scrivo ora e magari lo leggi dopodomani e mi dai la tua opinione tra una settimana. Quindi qual è la conseguenza di questo fatto? Che non avviene nello stesso momento. Sì, ok, d'accordo. E quindi questa osservazione è una caratteristica? Ah, che la conversazione si prolunga in un tempo indefinito. Sì, sì. E un'altra cosa che avevamo detto. Sì, questo è un aspetto, sì. Sì. Come? Certo. Sì, sì. E anche il fatto che, appunto, questo l'hanno detto anche loro, le persone possono essere in luoghi remoti, cioè delocalizzata, non c'è bisogno di un luogo fisico nell'incontro, nell'interlocuzione tra le persone.
E poi noi avevamo, quale altra differenza avevamo trovato? Noi avevamo sottolineato il fatto che probabilmente la principale caratteristica sia proprio quella di avvenire in una piattaforma, cioè attraverso uno strumento di mediazione, che in questo caso è Facebook, che c'è una piattaforma della quale le persone si servono per interloquire. Poi un'altra cosa di... vabbè... Abbiamo una che c'era una quinta lingua, che è il latino. E dov'è la quinta lingua? Perché la parola forum è una parola di origine latina, e quindi cioè, questo se ne è accorto solo lui, vogliamo dargli merito. E c'era un'ultima cosa che avevamo osservato. Come abbiamo fatto a individuare le lingue, noi abbiamo fatto questa riflessione, a parte il fatto che tra di noi, bene o male, avevamo più o meno studiato queste lingue, quindi le abbiamo riconosciute, però anche se non le avessimo studiate, secondo noi siamo arrivati a capirle, perché comunque sono tutte lingue neolatine, comunque l'inglese bene o male l'abbiamo studiato tutti, però ci siamo, per esempio, se fossero state tre lingue, non so, di tre paesi asiatici, noi assolutamente non avremmo potuto distinguerle, e quindi abbiamo pensato che il... Si era specificato che non doveva essere una lingua studiata. Come faccio a vedere la differenza tra lo spagnolo e il portoghese se non ho studiato? Quindi non... Effettivamente, cioè, il problema si pone. Per me erano due, per esempio. Ok. Il latino là. Allora, qualcuno può rispondere a questa domanda? Certo. Come faccio a distinguere lo spagnolo dal portoghese se non ho studiato queste lingue? Noi abbiamo dato una risposta. Forse all'interno del gruppo già c'era un elemento di risposta, mi sembra, no? Sì, alcune caratteristiche. Quindi un elemento di informazioni di tipo non linguistico ma culturale, la prassi, ok, va bene. Poi? Sì, ton, c'è una specie di tilde, no? Ma anche in spagnolo c'è. Ah, ok, sulla N, in spagnolo è sulla N, in portoghese è sulla... Sì. Sì. Come? Come? Dico, comunque sono lingue che si ascoltano nelle canzoni, cioè appunto con la comunicazione visiva si leggono sempre più spesso. Quindi... Però io volevo chiederti una cosa, tu avresti detto spagnolo? Sì, la seconda lingua. E perché allora non portoghese? Perché avresti detto spagnolo? Quindi c'è qualcosa che tu dice? Perché lo spagnolo è più diffuso, quindi... Qual è un elemento di riconoscimento dello spagnolo che ha usato per dire questo è spagnolo? È interessante perché qualcosa ha usato. Quindi la S finale, va bene, os. Come? Allora, questo è molto interessante perché io ho sentito parlare, Massimo ha detto, elemento di riconoscimento, Leonardo ha detto elemento di riconoscimento delle lingue è la musicalità.
Per me questo è inconcepibile, sono francese, quindi è inconcepibile, perché per me lo scritto non è musicale, perché lo scritto per me è visivo. Quindi che cosa significa a livello delle differenze interculturali? Che cosa significa? Che fate voi quando leggete? Pronunciate e quindi traducete il suono, quello che vedete, ok? E questo è anche un elemento di aiuto molto importante, sì. Allora, dipende come uno interpreta la domanda. Che cosa possiamo dire riguardo al fatto, per esempio, che viene contestato l'inglese? Io considero che l'inglese non è una lingua di questa conversazione. Dico, avete ragioni tutti e due, chi dice di sì, chi dice di no, perché ognuno assume un punto di vista. Cerchiamo di capire qual è il punto di vista. Qual è il punto... Sì, però è una traccia all'interno dell'atto di comunicazione di qualcosa che appartiene a un'altra realtà, forum. Cioè, nel senso, un vocabolo all'interno di una comunicazione non fa la lingua utilizzata. Vabbè, ma se uno ti chiede quante lingue avvisi in questa conversazione... Ma secondo me la lingua utilizzata è la lingua, cioè, che costruisce una frase con... Dialogo. Sì, con sì. Tu stai usando quindi, una parola... esprimere un concetto che la tua lingua non ha, però tu va bene. Sei mutuata da un'altra lingua. E riguardo all'inglese, questo lo accetto, riguardo all'inglese, che possiamo dire riguardo all'inglese, cioè come possiamo approfondire la spiegazione per dire l'inglese fa parte della comunicazione, l'inglese non fa parte della comunicazione, è già stato evocato, rievocato da te. In che modo? Perché se... In che modo? Con la forma dello strumento, cioè che implica già il fatto che debba essere scritto like, comment. Sì, ma e c'è anche uno strumento in più in questo strumento, oltre al like, eccetera, quindi alle azioni che si possono compiere, no? Oltre a questo, c'è anche un'altra azione che si può compiere con l'uso dell'inglese. Qual è questa azione? Può dare la traduzione in inglese, quindi fa parte dello strumento. Ma invece tu hai detto concentratevi sulla trascrizione della pagina 5, il quale è tolto l'inglese. Sì, però io non siamo in una situazione in cui uno sbaglia o risponde bene, siamo in una situazione in cui cerchiamo di individuare i vari livelli di comprensione di un'azione espressa in italiano, di interpretazione, quindi vedete che anche all'interno della propria lingua ci sono vari modi di comprendere e di interpretare. Quindi hai ragione, ho detto all'interno della trascrizione, qualcuno ha interpretato usando la prima immagine dicendo che pure l'inglese fa parte del... Le immagini sono d'accordo che sì, io penso che sì, che fa parte della... Sì. Ma noi vogliamo solo aggiungere poi un'altra cosa, cioè secondo noi quello che abbiamo visto come un limite di questo tipo di comunicazione è il fatto che si debbano esprimere concetti molto semplici, perché anche l'utilizzo di strumenti di traduzione spesso non sono proprio precisissimi, sì. E quindi l'addentrarsi in conversazioni particolarmente articolate potrebbe portare proprio dei problemi di comprensione, anche di traduzione. Sì, sono d'accordo, però è sempre meglio dell'assenza di comunicazione, certo. Perché c'è sì. Un blocco, una paura, no? Ok, quindi adesso chi vuole prendere la parola? Magari il gruppo 2? C'era un'osservazione interessante? Sì, Emma l'aveva detto. Sì, ma lo ripetiamo. Sì.
appunto probabilmente questa comunicazione è resa possibile dall'uso delle lingue neolatine, cioè la comprensione si basa sull'uso di lingue simili, quindi di origini comuni. Quali sono queste lingue? Vi ho detto il francese, il portoghese e lo spagnolo. Va bene, e magari allargando a tutta la famiglia? Ah, ok, italiano, italiano, rumeno, chi manca? Catalano. le minoranze? Cioè? Il ladino? Il ladino, sì. Il ladino... In Italia si parla solo l'italiano? No. Hai vari dialetti? I dialetti, sì. I dialetti che sono delle lingue che non sono arrivate politicamente. Però che sono molto utili per capire il tessuto, l'evoluzione, no? Da un'estremità a est all'ovest. Ok, i passaggi, piccoli passaggi. E poi alcune opinioni e riflessioni erano sul considerare questo tipo di comunicazione abbastanza stimolante. E utile. Perché? Perché stimolante? È stimolante perché in qualche modo ti permette di conoscere cose nuove, quindi di andare a ricercare, anche solo andare su un sito per tradurlo, quindi capire, imparare anche parole nuove che magari non avevi, non si era mai... non si erano mai viste e comunque sì, o magari credere di in qualche modo capire una lingua che magari non avevi mai il piacere di capire senza aver studiato semplicemente, questo è un gran piacere di capire alcune cose. No, non promuoviamo il non studio, promuoviamo la motivazione allo studio, è diverso. È anche un tipo di comunicazione utile per lavorare con persone di altre nazionalità. Molto spesso appunto c'era il commento che la richiesta delle multinazionali, le multinazionali richiedono l'uso dell'inglese, quando invece magari non è proprio così. Si potrebbe anche sfruttare altri tipi di comunicazione tipo queste. Che ne dite di voi di questa... di questo pensiero? Questo diciamo è è impossibile. Non sempre, non solo con l'inglese, cioè il promuovere un tipo di comunicazione diversa. Anche. Però? Certo, naturalmente, per esempio in medicina non possiamo essere nell'ambito dell'approssimazione. Sì. Usare una lingua condivisa, noi stavamo proprio parlando di questo, però questa cosa fa perdere, diciamo, la possibilità di ricevere un contributo più obiettivo e utile allo sviluppo, non so, della conversazione o del progetto, del lavoro che si sta svolgendo. Per diciamo. Per quale motivo? Perché magari diciamo una lingua condivisa non è diciamo scontato che uno ne abbia la padronanza per poter esprimere a 360 gradi quello che è il suo contributo diciamo nella sua mente, ecco. Magari molto spesso non riesci,
parlo per me, io non riesco magari ad esprimere, che ne so, se si decide di usare l'inglese, il concetto allo stesso modo di come potrei riuscire ad esprimerlo attraverso la mia lingua madre. Mm-hmm. E quindi la padronanza della lingua condivisa influisce molto sul concetto e contributo che si può dare in quel momento. Quindi, cioè, nel senso che pone ogni partecipante alla comunicazione in una situazione in cui ha la possibilità di ricorrere ad altre vie per farsi capire meglio e per esprimersi meglio. Sì. Cioè, diciamo, è come se la parola individuale fosse più riconosciuta e fosse alzata allo stesso livello, insomma, io per esprimere questo avrei bisogno di ricorrere alla mia lingua, quindi lo farò con certe condizioni e certe strategie, però voglio poter farlo. Sì. E questo mi sembra importante perché naturalmente può avere delle conseguenze. Sì, riduttivi, sì. Rinuncia pure. Sì, effettivamente è quello che capita poi alla fine. Cioè, il nostro gruppo ha pensato molto al fatto di usare una lingua diversa, perché appunto l'interlocutore, usando la propria lingua, può usare termini che in un'altra lingua magari non conosce, e quindi il concetto può essere anche deviato in un certo senso, e quindi magari non ha la libertà di esprimere il concetto come deve essere. Cioè, se dovessi usare tutti i verbi che usiamo in italiano e in francese, magari traducendoli in inglese avrei già un altro senso diverso. Quindi io mi esprimo in italiano, poi tu te lo vai a tradurre. Ovviamente questo è un problema anche, cioè abbiamo pensato anche a questo, perché il problema della traduzione simultanea è che magari il senso viene anche un po' sballato, mettiamolo così, e quindi ti mette anche alla prova nel capire il concetto esatto che vuole esprimere l'altra, quindi la condivisione è anche maggiore in un certo senso, arrivare al concetto dell'altro. Mm-hmm. Io credo che ci sia un elemento, nel momento in cui tu si parla l'inglese come lingua veicolare, le due persone che sono una di fronte all'altra o a distanza stanno comunicando, probabilmente per entrambe probabilmente seconda lingua, quindi significa che se è seconda lingua ha una padronanza emotiva, uso questa, diciamo, questa parola, diversa rispetto a quella lingua, la uso semplicemente per comunicare. C'è anche il rischio che quello che dico, quindi non lo dico con la stessa padronanza della mia lingua madre, e do per scontato che chi mi sta di fronte lo comprende. Usando la propria lingua madre deve, secondo me, venire anche fuori la consapevolezza che stiamo usando ognuno di noi due nella conversazione, ognuno la propria lingua, e dobbiamo essere consapevoli di, e quindi siamo più interessati al raggiungimento dell'obiettivo della comprensione. Cioè, devo mettermi anche nei panni dell'altro. Cioè, se io sto parlando in italiano e so che di fronte è un francese, ho questa consapevolezza, parto dalla consapevolezza che parliamo lingue diverse, e quindi faccio ancora più attenzione, mi preoccupo della comprensione. Se sto parlando in inglese con un francese, non mi preoccupo se ha compreso o no, mi preoccupo meno. Mm-hmm. C'è anche questo elemento. Sì. Quindi la cosa importante è la consapevolezza e l'obiettivo della comprensione. Quindi, esatto, se sto parlando la mia lingua, uso un linguaggio più semplice, uso dei sinonimi, uso degli esempi, uso la gestualità. Mm-hmm. Perché mi preoccupo che l'altro mi comprenda. Io non ho pensato per niente alla traduzione di Google, ma ho pensato più che altro al fatto che, e anche questo l'abbiamo condiviso nel gruppo, che fosse scritto, e quindi anche la possibilità di andarlo a rileggere, di metterci più attenzione nella comprensione. Che cosa, qual è la... Cioè, che cosa viene, qual è il problema che viene eliminato se abbiamo il supporto visivo? Il fatto di ricordare tutte le conversazioni. La memoria. Esatto. Io memoria, vado a rivedere il messaggio precedente. La possibilità di tornare indietro, la possibilità di leggere in vari modi. Allora, io comunque... Sì, prego. No, volevo parlare lui. Sì. In Africa
è fondamentale come osservazione, è fondamentale perché lei sta sollevando il problema della cosiddetta lingua ponte, cioè io ho una lingua madre che non c'entra niente con le lingue romanze neolatine, però sono un russo educato in Italia e quindi ho una lingua di educazione, sono una persona che fa parte di un cittadino di un territorio ex colonia e quindi ho una lingua di educazione che non è esattamente come la lingua madre ma che conosco bene e quindi posso usare queste conoscenze per accedere a delle competenze in varie lingue, delle competenze di comprensione. Adesso vorrei puntualizzare solo questo e per lasciarvi andare a prendere un caffè. Tutti non hanno parlato, ma penso che abbiamo... Se qualcuno non ha bisogno di aggiungere qualcosa... Sì? No, stavamo pensando soltanto a questa cosa, sì. Che diciamo internet è inequivocabilmente un mezzo diciamo importante proprio per la comunicazione e l'integrazione di vario genere poi. Parliamo di globalizzazione, poi alla fine diciamo attraverso il web si riesce a vivere maggiormente questo senso della grande comunità, diciamo. Sì, avete anche detto un'altra cosa interessante nel vostro gruppo, che non si è quasi obbligato, obbligato. Sì, diciamo molte volte uno partecipa ai forum, interagisce con svariate tipologie di personalità e anche nazionalità, anche inconsciamente, molte volte uno partecipa scrivendo, aggiungendo commenti perché ha percepito, Filippo diceva, ricalca il concetto di rete, le informazioni partono da A, arrivano a B, prendendo come hai detto? Come è scritto qua? Che c'è lo dicevamo prima, la modalità del futuro, cioè una modalità del futuro perché ricalca il concetto di rete, cioè se un'informazione parte da A per arrivare a B, da A a B può arrivare seguendo percorsi differenti come sulla rete e quindi lì dove ci sono dei nodi intasati può prendere strade differenti. Quando io faccio parte di una discussione su un social network, capire il significato e il concetto non necessariamente posso capire il significato attraverso la comunicazione diretta con un utente, ma il significato può arrivare a me attraverso il passaggio da altri utenti, da pezzi di comunicazione di altri utenti. Però alla fine la comunicazione, cioè il significato è quello che del quale devo venire a conoscenza, cioè lo capisco comunque. Quindi il vantaggio è questo. Che, a mio parere la comunicazione funziona se c'è interesse, cioè ciò che motiva per lo più a comprendersi è l'interesse a raggiungere l'altro e quindi se manca questo interesse a qualunque livello di conversazione questo non accadrà. Ok, perfetto. Allora quello che ha detto è molto interessante perché è applicabile ai processi cognitivi personali, no? Oltre che alle reti, ai percorsi con più persone. Ognuno di noi ha degli approcci cognitivi diversi nella risoluzione di problema, nella comprensione di un testo. Uno si concentra su varie cose, legge in maniera diversa. Questo dipende dalla formazione culturale, dipende anche dall'individuo, dal carattere. Quindi questo tipo di interazione, no? È connettiva, è un'interazione connettiva. Sì. Cioè le reti neurali, praticamente il funzionamento delle reti, come funziona proprio il cervello. E propone anche di valorizzare qualunque strada, certo. E di far scoprire le altre. Quindi se una non funziona ne provo un'altra. Cioè cerco di appropriarmi le varie possibilità per farle mie anche, no? Di fronte a una lingua sconosciuta. Come? Sì, 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 interesse, valorizzazione della diversità e non monolinguismo obbligato, funzionale, che ha i suoi limiti,
È necessario, però ha i suoi limiti, no? Io sono perfettamente d'accordo con lei per dire che è obbligatorio essere anglofono, anglofone oggi. Però abbiamo la possibilità di diventare plurilingue. Adesso vi farò una piccola puntualizzazione dei concetti importanti. Non sono tutti, li abbiamo rievocati, però vorrei insistere su alcuni. Sì. Per questa cosa dell'interesse, la partecipazione alla conversazione, eccetera, eccetera. Questa modalità di conversazione che nasce da un impulso scritto che io posso vedere su Facebook, per esempio, mi porta a commentarlo perché io riconosco una familiarità con... cioè, io in una pagina di Facebook mi immagino dove trovo tutti i commenti, tutte le persone di quello che fanno nella loro vita, mi soffermo su una cosa anche in lingua straniera se qualche parola mi risulta familiare. Se io tra i miei amici, cioè gli amici giapponesi, e scrivono nel loro stato qualcosa che a me potrebbe interessare tantissimo, io non me ne accorgerò mai. Quindi devo prima di tutto avere una familiarità visiva con qualche parola che mi porterà poi ad approfondire. E questo si collega a che altro argomento abbiamo rievocato? Cioè il riconoscimento della familiarità è reso possibile da che cosa? Dal fatto che sia scritto, dal fatto che comunque sia della... cioè per esempio io mi posso... dal fatto che sia una lingua neolatina, il fatto che possa essere... che ne so, io per esempio se leggo la maggior parte delle parole francesi le capisco quando sono scritte e quindi posso concentrarmi a cercare di capire il senso di tutto il discorso. Sì, e questo... prego. Io volevo dire che non avevo distinto le lingue. No, ma non è... ma non è... ma è possibile, cioè voglio dire. Perché dovevo... mi sono preoccupata di leggere, di capire il senso, non mi interessava. Ho letto solo Buenos Dias, ok. Buonasera. Buongiorno. Sì. Sì, sì, sì. 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 Però sintetizza, diciamo, un discorso che si potrebbe approfondire, però per esempio il web tende, diciamo, questo punto, da quello che mi sembra, un po' a puntare più sulla semplificazione dei concetti. Certo, perché poi tutto l'aspetto tutto l'aspetto interculturale che in una lingua si può concretizzare anche attraverso le battute, i proverbi, i modi di dire, a volte sono, non sempre convergono, ma a volte sì. E quindi parlando nella propria lingua uno ci può provare a inserire qualcosa e vedere qual è il risultato, no? Creare una complicità, avvicinarsi all'altro. Massimo, sì. Sì. Io pure sono d'accordo che l'inglese non deve essere per forza l'unica lingua, però sulla base delle mie due esperienze, io ho vissuto per un po' di tempo in Inghilterra e per 3 mesi in Slovacchia. La lingua di comunicazione in Slovacchia era appunto l'inglese, ovviamente, però in quei 3 mesi ho maturato la curiosità, la voglia, l'interesse, perché mi è piaciuto il luogo, perché mi sono piaciute le persone, il cibo e tutto il resto, di voler apprendere lo slovacco. Ma siccome l'insegnante parlava solo slovacco, noi studenti parlavamo solamente inglese, che era la lingua comune, quindi alla fine ne usciva una conversazione molto... ha senso, perché ovviamente già l'insegnante mancava cioè la conoscenza della lingua inglese, si andava molto per immagini, per assonanze, per... comunque quello che voglio dire alla fine è che sì, questo metodo di comunicazione usando linguaggi propri, diversi, può essere interessante, può agevolare la diffusione di altre lingue, però io penso, il mio modo di pensare, il mio dubbio è che
si vada a detrimento, cioè si perda, si corre il rischio di perdere la varietà della lingua, cioè che la lingua si tenda ad appiattirsi. Perché? Perché per comunicare in maniera diretta e veloce comunichiamo con i termini più semplici, più elementari, e a meno che non abbiamo una necessità nostra, una curiosità nostra, una voglia nostra di approfondire, si rimanga ad un livello, diciamo, base. Sostanzialmente sì, è questo che penso. Sì. E quindi sì, la profondità di pensiero anche, cioè perché cioè la lingua non è fatta solo di vocaboli, dietro il vocabolo c'è la tutta storia. Una storia di quel vocabolo, cosa, perché nasce, come nasce, la storia di una cultura, di popoli. Lo vedo con l'inglese, cioè l'inglese, gli inglesi stessi, chi va in Inghilterra a vivere per un più o meno tempo, insomma, la ricchezza della lingua un po' è venuta meno. E quindi si parla un inglese che ha assonanze di asiatico, assonanze di italiano, assonanze di francese, assonanze... Il quindi, global English. Appunto. Il che può essere positivo perché nascono, si aprono nuove strade, però forse si perdono un po' le radici, almeno questo è il mio modo di... Sì, potrebbe essere così, perché noi pensiamo all'utilità immediata, cioè cosa mi serve a me di dire che voglio una tazza di caffè, quindi di sopravvivere. E poi quello, cioè, la spinta fondamentale, quando ho vissuto medio tempo in Inghilterra, l'esigenza primaria era che oggi devo andare a comprare il pane, quindi devo mangiare, devo sopravvivere. Quella... l'italiano ha avuto modo di... Ma secondo me una cosa volevo dire, se noi, cioè, parliamo delle lingue, le parole, come strumenti che ci servono a spiegare la complessità del reale, è naturale che io più parole so, più sarò in grado di gestire e raccontare il reale, e quindi stare nel reale, comunicare, risolvere situazioni, spiegare, risolvere problemi. Il discorso del sapere, io condivido il discorso che faceva Massimo, sulla la comunicazione online spesso, anche tra lingue diverse, appunto interlinguistica, interculturale, ti porta a un appiattimento, nel senso a una situazione di maggior superficialità, non si approfondiscono i concetti. Però questo non vuol dire, cioè il discorso del global English o di trovare una lingua che comprenda anche vocaboli di altre culture, poi in un certo senso non è necessariamente sinonimo di appiattimento linguistico, anzi secondo me può portare a far sì che, inserendo nella mia lingua dei termini che fanno parte di altre culture, io riesca a spiegare altre realtà e altre situazioni che con la mia lingua, cioè, non riuscivo a spiegare. Cioè, ogni lingua è calata nel territorio nel quale si trova e riesce a descrivere quel territorio e le cose che accadono in quel territorio. Se io parte di queste lingue, pezzi di queste lingue, parole, le inserisco in altre lingue, secondo me arricchisco il linguaggio. Sì, comunque. Allora, quello sicuramente. Per esempio, sì. Io ricordo, perché è stato citato appunto il giapponese, uno scrittore a me molto caro, Mishima, lui ad esempio era fortemente contro l'utilizzo dell'inglese nel giapponese,
Questa è una cosa che nella lingua nipponica è molto evidente. Ad esempio, vi faccio un esempio banale, loro per dire Italia non dicono, o soltanto recentemente hanno tradotto Italia in Italia, perché loro la lettera L non la pronunciano, ma prima la leggevano Italy, cioè la leggevano alla maniera inglese. Ad esempio Mishima vedeva in questo una evidente forma di dominio culturale e non solo economico da parte americana, nel caso del Giappone post seconda guerra mondiale, sulla cultura nipponica. Quindi io ben venga il discorso che fai tu, perché la lingua non è, ecco, il latino è rimasto così perché è una lingua morta, quindi è anche, diciamo, è anche per questo motivo non è semplice studiarlo. Quindi ben venga sì, la possibilità di arricchire la propria lingua con altri vocaboli, però il problema è quando l'arricchimento non corrisponde ad un reale arricchimento dal punto di vista culturale. Ad esempio, faccio un altro esempio, noi parliamo di un termine, insomma, dalle cronache, stalking, però se ci si chiede come tradurre stalking in italiano, no, si ricorrerebbe a una perifrasi lunghissima, non c'è una parola. Allora. Sì, no, ma non è semplicemente una molestia, hai capito quello che voglio dire? Cioè, il problema è quando la parola dalle altre lingue viene presa in modo acritico, per comodità, per pigrizia, perché per snobismo anche, per snobismo, la stampa sì. dimostra un certo snobismo, ma quindi... Sì. Ma lì quale... Sì, ma la lingua di, ad esempio la lingua inglese alla fine noi la utilizziamo semplicemente perché c'è una storia di tipo soprattutto economico, cioè l'inglese viene utilizzato largamente perché le vicende storico-economiche hanno portato i paesi anglosassoni a, tra virgolette, prevalere. Se fosse stato diverso, se fossero stati noi italiani, fosse stata la Cina, si parlerebbe appunto adesso, per poter parlare con un brasiliano avrei necessità di conoscere ad esempio il cinese. Ma tutti dicono che quindi allora se è molto interessante, perché stiamo affrontando il concetto di lingua come strumento politico per avere il dominio sull'altro, perché lingua di servizio, quindi una lingua per ogni situazione di comunicazione, un tipo di comunicazione fluido, flessibile, che mi permette in ogni caso di cercare di interagire verbalmente per iscritto, per orale, adattandomi. Quindi non stiamo parlando di intercomprensione, che è un concetto molto ampio, come metodo per sostituire un altro metodo, non parliamo di questo, parliamo di alternative a un monolinguismo imposto dall'alto. Parliamo anche di riconoscimento di entità linguistiche come lingue minore, i dialetti, che sono semplicemente il risultato storico di un dominio. In Francia nell'Ottocento a scuola ogni bambino che parlava il dialetto veniva severamente punito. I bambini arrivavano monolingue in dialetto, dovevano imparare il francese a scuola. Abbiamo parlato della Cappella Sistina, la lingua come monumento nazionale, noi ce l'abbiamo, l'Académie Française, 1600 e qualcosa, 1660. Quindi, aspetta, diciamo... Parliamo, quello che voglio dire è che qui sto presentando qualcosa, un concetto che cercherò di approfondire appena possibile, ma non per imporlo, per aprire delle porte, e spiegherò perché può aprire delle porte. Lo faccio. Qualcuno voleva dire una cosa? Sì, volevo dire una cosa brevissima proprio rispetto al fatto dell'uso dell'inglese rispetto all'italiano o ad altre lingue, proprio talvolta c'è proprio la completa trasmigrazione del termine. Penso ad due termini che si usano tantissimo in questo periodo in Italia: smart, per la smart city. Smart city non vuol dire intelligente, perché in inglese c'è intelligence, scusate, vuol dire rapace, che è un'altra cosa. Però in Italia, ad esempio, sui piani urbanistici
viene utilizzata in una situazione che vuol dire intelligente, e non è rapace. Rapace è un'altra cosa. Se uno va a leggere dall'inglese il decalogo di cos'è una smart city e pensa a città come quelle italiane o come magari quelle francesi della provincia che non siano Parigi, non le puoi applicare. È proprio una forzatura di un concetto che in inglese rende bene, ma in italiano no. Qui squiglia, in inglese non lo potrai mai tradurre, e in italiano, appunto, ci sono modi per definirlo, ma qui squiglia non lo puoi trovare. È per quello, perché il valore poi della lingua, che è l'inglese, ma non perdere la radice italiana, perché italiana come francese, perché ci sono termini francesi che non potremo mai capire. Va bene, allora, rapidamente cercherò di puntualizzare alcuni elementi, non tutti. Quindi l'intercompréhension, c'est la possibilité de communiquer entre locuteurs de langues différentes parce que chacun s'exprime dans sa langue et comprend la langue des autres. C'est ça la définition de l'intercompréhension. L'intercompréhension, c'est une pratique très ancienne. Elle était pratiquée par les voyageurs, par les marchands. Elle a été revalorisée au XVIIe siècle par des enseignants, des théoriciens de l'enseignement des langues. Qualche teorico dell'insegnamento della glottodidattica nel XVII secolo ha ideato un metodo sull'apprendimento simultaneo delle lingue vicine, dicendo che era molto più furbo imparare simultaneamente, trasferendo, riconoscendo la parte comune alle lingue della stessa famiglia, per poi imparare solo quello che era diverso. Quindi si faceva uno sforzo minore. Cette pratique antique prend appui sur des façons, des modes de communication naturels, spontanés. Quando vedo qualcosa che non comprendo, metto in atto inconsapevolmente, spontaneamente, delle strategie. Quindi l'idea è di sistematizzare queste strategie, di rendere ognuno capace di essere consapevoli di queste strategie, di essere consapevole della rosa delle strategie per poter affrontare utilmente le situazioni. Donc cette pratique antique s'est perdue, è andata persa dall'Ottocento con la nascita degli stati, uno stato, una nazione, dei confini molto stretti in cui la lingua diventava parte integrante della politica anche, no? Basta vedere gli imperialismi, eccetera, francese, inglese, spagnolo, certo. Cette pratique a été redécouverte dans les années 90 avec la pression de l'anglais, une forte, forte pression de l'anglais qui envahissait les langues romanes, dagli anni 60 in realtà, però nel 90 c'è stata una reazione da linguisti che hanno cercato di teorizzare questa pratica antica e che hanno fatto determinati studi e prodotto determinate risorse. È cominciato con un metodo di apprendimento simultaneo delle lingue vicine. Il primo metodo è EUROM 4, basato sull'idea che è facile capire le lingue della stessa famiglia linguistica, sia per le lingue romanze che per le lingue baltiche che per le lingue slave, e ci sono tanti studi al riguardo. È anche una pratica molto diffusa nei paesi nordici, in cui ci sono dialetti forti e si cioè è una pratica istituzionale, ognuno parla il proprio dialetto e conosce, non lo parla, ma conosce bene quello degli altri. Stimola e potenzia l'apprendimento classico delle lingue, quindi non si parla di sostituire con un metodo un altro metodo, si parla di un altro approccio che può essere trasversale e proficuo, perché
piace, dà stimolazione attraverso il piacere di comprendere sempre di più, perché attuando le strategie naturalmente progredisco, essendo anche libero dalla pressione di dover parlare come se fossi un parlante nativo, quindi i bloccaggi, la paura dello sbaglio, eccetera, questo sparisce, mi libera affettivamente per imparare, perché facendo intercomprensione si impara la lingua. Si appoggia sull'uso di conoscenze e strategie che si possiede già, è un approccio flessibile e adatto a varie esigenze e situazioni. Quindi all'interno di un ambiente lavorativo, per esempio, in base alle varie situazioni, ai vari strumenti di comunicazione usati, è possibile dare spazio a questo tipo di approccio semplicemente perché dà più riconoscimento all'altro, dà più riconoscimento alla cultura dell'altro, dà riconoscimento alla diversità linguistica. E quindi tutto questo è interessante, no? L'intercomprensione quindi ha per obiettivo di développer des compétences partielles. Che vuol dire? Non siamo più nel modello di devo leggere e comprendere quello che è scritto, devo sentire e comprendere quello che viene detto, devo poter anche parlare e devo poter anche scrivere nella lingua dell'altro. Tutto questo dall'inizio è contrario al concetto di apprendimento che suppone che per apprendere devo riconoscere in quello che non conosco quello che già conosco. Quindi per avere una progressione basata sulla facilità incentivante devo cominciare con i documenti scritti nelle lingue vicine, poi i documenti orali, e lì devo dire che esiste una divergenza di opinioni fra linguisti, perché per esempio quando si lavora con i portoghesi, che hanno un sistema fonologico, fonetico, che praticamente racchiude tutti i suoni delle lingue europee, ebbene, succede che loro capiscono meglio quando si parla che non i testi scritti, perché le grafie italiane GL sono strane, non le riconoscono. Quindi loro invece preferiscono lavorare prima sull'orale. Comunque, per me, per esempio, è lo scritto. Più facile lo scritto, poi i documenti orali e poi interagire in intercomprensione, la seconda tappa. C'est-à-dire, je dois écrire ma langue pour être compris par l'autre et je dois parler ma langue pour être compris par l'autre. C'est-à-dire que je dois être conscient des difficultés que je peux créer en écrivant certains mots, en écrivant certaines expressions. En parlant trop vite, par exemple, si je parle trop vite, personne ne me comprend. Voilà. Quindi je dois avoir à l'esprit l'interlocuteur et non pas moi-même. Hein? Donc c'est un pas, un progrès vers, en direction de l'autre pour, qui est toujours utile pour soi, parce que même dans la langue maternelle, les mêmes dynamiques se produisent dans la langue maternelle. È anche possibile non essere capiti nella lingua madre. Quindi questi atteggiamenti sono sempre validi anche per la comunicazione e l'interazione verbale in generale. E tout ceci implique qu'il faut identifier des stratégies différentes à différents niveaux, c'est-à-dire des stratégies linguistiques, des stratégies et des compétences métalinguistiques, des stratégies cognitives. Io mi accorgo che
funziona in questo modo, più difficoltà così, o più... Quindi uno riflette anche al proprio percorso, al proprio atteggiamento di fronte alla difficoltà e ne usufruisce, quindi quello che dicevamo riguardo ai vari profili cognitivi, ai vari percorsi per arrivare a un obiettivo, no? A un risultato. Quindi in realtà è come una situazione che va ben oltre la questione della comunicazione linguistica. L'intercomprensione tira in ballo le questioni del cognitive, le questioni dell'apprendimento, le questioni politiche. Quindi, e questo secondo me è un elemento fondamentale nell'ambito lavorativo odierno, in cui ognuno al proprio livello ha il diritto di farsi capire, di esprimere la propria idea e di condividere anche, no? Però, senza... diciamo, questo è ciò a cui si può aspirare, però non è così nella realtà. Perché nella realtà, nell'ambito lavorativo, devi sapere l'inglese, basta. Tra culture diverse si comunica con la lingua internazionale che è l'inglese. Cioè, almeno metodi, situazioni lavorative nelle quali, io parlo da un punto di vista proprio professionale, si utilizza l'intercomprensione linguistica per lavorare, io non le conosco. Cioè, invece, tante volte se ti capita di parlare professionalmente anche con uno spagnolo, spesso ti capita che lui ti dice guarda tu parla italiano che ti capisco, e tu gli dici ok tu parla spagnolo che ti capisco. Sì, però... Non è detto, vabbè, non è ascoltato. Io ti posso pure dare un esempio, noi lavoriamo ogni giorno con l'organizzazione... Scusa, io ti posso dare un esempio perché noi lavoriamo ogni giorno con organizzazioni di altri paesi d'Europa che parlano lingue latine. E quindi... Noi chi? Noi l'associazione LING, a livello di associazioni lavoriamo molto quando facciamo progetti europei con altri paesi che parlano lingue neolatine, e noi pure facciamo questo esercizio tra di noi di intercomprensione. Quando abbiamo un meeting dove tutti i paesi sono di parla neolatina, facciamo l'sforzo di parlare ognuno la sua lingua e quindi facciamo questo esperimento, e non sempre ci capiamo. Perché per esempio con il rumeno abbiamo grande difficoltà per capire, quindi i rumeni la cosa che fanno è velocemente cambiare un'altra lingua, perché anche il problema che abbiamo è che abbiamo questo automatismo se sappiamo che abbiamo un altro canale in comune, cambiare velocemente, non diamo già l'opportunità all'altro di adattarsi, di riconoscere questa lingua e fare l'esercizio mentale. Comunque l'intercomprensione non è un fine a se stesso, è uno strumento che uno può usare per sviluppare delle competenze in altre lingue, ma è anche uno strumento per fare altre cose. Una volta che uno comincia a praticarla, allora se ne rende conto realmente. Purtroppo qui non abbiamo la possibilità, cioè tu sei catalano, lo potevamo fare con te, con me, ma non avevamo abbastanza lingue rappresentate per fare l'interazione plurilingue reale nei gruppi. Beh, se parliamo tutti il proprio dialetto, infatti. Perché da Trani a Bari, da tanto è già diverso. Sì, sì, lo so. Con tante parole che assomigliano al francese, tra l'altro. Scusi. Cosa intende per non tentare di riprodurre il modello del parlante nativo? Cioè, non devo, cioè l'idea di competenze dissociate è basata sull'idea che saper comprendere e saper esprimersi non sono delle cose sullo stesso livello di difficoltà di apprendimento. È molto difficile esprimersi, è molto facile comprendere. Quindi il coinvolgimento si vede anche nella lingua madre. Un bambino a volte rimane muto fino a 2 anni, poi si mette a parlare, quindi c'è tutta un'elaborazione. Non è esattamente la stessa cosa, però magari si verifica anche nella madrelingua. E quindi il concetto di intercomprensione propone di liberarsi
nell'ambito dell'apprendimento delle lingue da questo ideale che è il modello del nativo. Io insegno per esempio una lingua straniera, i miei allievi devono fin dall'inizio saper leggere, comprendere e sentire comprendere e parlare pure nelle situazioni. Quindi perché fare, perché come dire, vincolarsi a questo modello e non cercare di agevolare in altri modi, no? Cioè svegliare la mente, aprire la mente ad altre possibilità di apprendimento che è molto rassicurante, elimina i blocchi. Per quanti bambini, quanti studenti arrivano all'università, ve lo posso dire, con 8 anni di francese, hanno difficoltà che non hanno i principianti, perché c'è un blocco, c'è un'immagine del risultato da produrre che li blocca proprio e quindi è controproducente. Perché c'è l'approccio normativo, uno non deve sbagliare, uno non deve... Quindi se devo parlare nella lingua straniera, devo avere il diritto di sbagliare perché non sono un nativo. Magari se voglio essere traduttore o se voglio essere insegnante, allora avrò altre esigenze. Ma bisogna considerare ogni situazione, no? E l'obiettivo, qual è l'obiettivo in un'Europa del 2000, qual è l'obiettivo? È avere una popolazione aperta alle lingue o avere una popolazione monolingue con una specie di blocco psicologico di fronte all'altro, alla diversità linguistica, avendo delle paure inutili e controproducenti? Sì. Il metodo tandem, diciamo, è una tecnica di abbinare a distanza un locutore nativo con un altro locutore nativo, ma certamente. Poi dipende da... Con che lingua? Di che lingua stiamo parlando? Inglese, francese... Sì. Sì, beh... L'altro elemento è che con il metodo tandem siamo anche svincolati dall'ambito formale, della valutazione, del voto, quindi anche questo è, diciamo, un elemento che alleggerisce un po' l'apprendimento, no? Va bene. Sì, e quindi riaprirò dopo il caffè sulle strategie.